girando un test per capire se sia alcolista. Una volta che hai cominciato a bere, ti rendi conto che non riesci a smettere. Questo sei tu, è la descrizione esatta di Mark. Buonasera, polizia. Ha bevuto alcol, signor Young? No, lo so, all'apparenza sembrerebbe così, ma le assicuro, io non bevo mai quando guido. In realtà ho solo parcheggiato meglio. Buongiorno, sono uno psicologo. Il mio nome è Volker Beone Blau. Sì, sogghignate pure, è buffo, lo so. Avevo già parcheggiato. Non è successo niente. Il mondo avrebbe continuato a girare e io non sarei seduto qui a fare il corso. Per lei, quindi, il corso è una punizione? No, sono felice di essere qui. Non riesco neanche a capire che cosa ci guadagni a ubriacarti così senza alcun limite. Facciamo una scommessa. Non berrò più un goccio d'alcol finché non riavrò la patente. Un mese, non resisterai oltre. Per una o due settimane starai alla grande, alla terza precipiti nel vuoto e diventi intrattabile. La vuoi smettere? Perché il signore si è arrabbiato? Perché vivo una vita sana che non mi piace, e siccome non mi piace sono irascibile, e siccome sono irascibile litigo, e quello si è arrabbiato. E perché vivi una vita sana se non ti piace? È una domanda corretta. Tutti ti rispettano, nessuno escluso, solo tu non rispetti te stesso. Non capisco quello che dici, non ti capisco. Se dovesse dichiarare il sentimento che prova, cosa direbbe in una sola frase? C'è ancora tanto da fare. Io ho bevuto solamente due bicchieri di spumante. E come spiega che il suo tasso alcolemico era pari all'1,6 per mille? Un errore?